La televisione non sarà più la stessa. Un accordo spettacolare e sorprendente è avvenuto in questi giorni fra Mediaset e Sky. C'è scambio di programmi, ma è un'operazione a vastissimo raggio. E la stessa Rai dovrà, secondo me, come dire, adattarsi e entrare in gioco. Dicevamo un accordo a vasto raggio e Dino Sorgona ce lo illustra nelle linee essenziali. Dino, che cosa è successo? Allora, è successo che è venuta meno quella guerra commerciale tra Sky e Mediaset, scoppiata nel settembre del 2015, che aveva fatto sì che i canali della televisione del Biscione fossero criptati, per cui gli abbonati a Sky non li potevano vedere. Con il nuovo accordo, in Canale 5, Rete 4 e Italia 1 ritornano sul satellite, per cui diventano disponibili anche degli abbonati Sky. Nel medesimo tempo, Mediaset mette a disposizione su Sky Italia 9 dei suoi canali di cinema e serie TV, ora visibili soltanto su Premium, sono 9 canali. Da parte sua, Sky noleggerà più frequenze, più bande sulla rete dei ripetitori di Mediaset, cioè il digitale terrestre. In questo modo potrà lanciare una specifica offerta di cinema, serie TV e sport anche su questa piattaforma, cioè sulla digitale, da affiancare a satellite e internet. Tutto questo comporta un rimescolamento un po' di quello che era la Pay TV in Italia, cioè si va a unificare un solo centro, quello di Sky, perché nell'accordo c'è anche un'altra opzione da esercitare a fine anno, per cui Mediaset potrebbe vendere a Sky Italia tutta la parte tecnica di Premium, cioè la manutenzione, l'accesso condizionato, l'assistenza ai clienti e le attività commerciali. In questo caso Premium continuerebbe ad esistere solo come parte di Mediaset, ma solo editorialmente. Beh. Questo rimescolamento di carte che cosa fa? Disinnesca quella che era la mina premium nei conti del Biscione, che in 13 anni aveva fatto perdere ben 850 milioni, mentre con questo accordo Mediaset porterà a casa dagli 80 ai 100 milioni l'anno. Grazie di nuovo loro. Grazie.